Oggi per la rubrica Storie di epilazione ho deciso di intervistare Valentina, che è una delle peel manager del centro Gocce di Benessere di Ostia. Siamo nella zona di Roma. Benvenuta Valentina. Buongiorno Italo, buongiorno, buongiorno a tutti. Valentina, vorrei che tu ci raccontassi una di quelle storie di successo dei tuoi trattamenti di dermoepilazione che ti è rimasta di più nel cuore. Allora, oggi voglio raccontarvi di una donna come tantissime altre che hanno problemi di peli sul viso. Questa ragazza, molto giovane oltretutto, aveva questo problema molto molto evidente di peli sul viso e non era completamente a suo agio ogni volta che usciva di casa. Quindi d'inverno copriva il suo viso con le sciarpe, d'estate era molto 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 a disagio con il resto delle persone. È arrivata qui da noi, disperata. Noi le abbiamo fatto conoscere il nostro metodo di termoepilazione e abbiamo iniziato il nostro percorso. Noi siamo riusciti ad arrivare a un risultato ottimo. E già dopo la prima seduta lei era molto 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 contenta e soddisfatta, in primis della sua pelle, perché la pelle è cambiata completamente, e poi anche della situazione dei peli. Ed ecco, quindi siamo arrivati a questo risultato grazie sia ai nostri prodotti, sia alla costanza della cliente, al suo impegno totale, e abbiamo risolto questo problema di peli eccessivi sul viso. Ti faccio alcune domande adesso, Valentina. È stato semplice risolvere questo caso? No, non è stato semplice perché abbiamo comunque dovuto iniziare questa collaborazione. E quando le clienti non usano i prodotti a casa, quindi non usano a volte anche le creme semplicemente per il viso, iniziare ad usare tutti i giorni o comunque per dei periodi specifici prodotti specifici non è facile, non è stato facile. Ti faccio ancora una domanda. Questa cliente durante il periodo di trattamenti a casa ha potuto fare degli autotrattamenti per elevare i peli, quindi che ne so, si poteva fare la ceretta, si poteva fare la pinzetta come era abituata prima? Assolutamente no, ma in realtà non c'è stato quasi mai bisogno di poter accorciare i peli perché abbiamo avuto già da subito dei buonissimi risultati. Grazie Valentina per averci raccontato questa straordinaria storia di epilazione di successo. Invitiamo quindi tutte le donne che hanno problemi di peli sul viso a mettersi in contatto con voi, Gocce di Benessere a Ostia, e trovate tutti i dati alla fine del video. Grazie Valentina! Grazie a voi, grazie Italo.